Hai una faccia come se avessi vinto. Hai ragione. Infatti ero in gran forma. Al club mi chiedono perché tu non vieni più. Perché non mi diverto a perdere sempre. Inventane un'altra. Sai se papà è in casa? Dovrebbe esserci, è sabato. Beh, non è detto. Perché non è detto? È da un po' di tempo che sta poco in casa. Fa lo straordinario. Deve preparare il bilancio o roba del genere. Lo dice lui? Perché, non è vero? Qualcuno ieri sera lo ha visto, ma non in ufficio. E dove? In uno strano localino. Papà! Ma non gridare così. Mamma potrebbe sentire. Non fare tanto il misterioso. Magari non era neanche lui. Ah, siete arrivati insieme. Hai vinto, Helga? In due set. Bene. Diventerà campionessa del club. Aspetta a dirlo, domani ho gli incontri decisivi. Ciao, mamma. Beh, non si mangia oggi? Non ho nessuna voglia di cucinare, ma papà fa il finto tonto. Speravo di mangiare fuori. Dov'è adesso? In camera sua. Perché? Lui non vuole uscire. Ha detto che ha un lavoro da fare, ma secondo me non è vero. Jürgen, parla tu con lui. Forse a te dà retta. Ciao, papà. Ciao, Jürgen. Ma che ore sono? La mezza. Non ti senti bene? No, no. Penso. Oddio, se devo dire la verità, è tutta la mattina che sto pensando. Lavoro? Come? Sì, naturale. Niente di grave, sia chiaro. Ma le cose non vanno più lisce come un tempo. Mamma vuole uscire, andate a mangiare fuori voi, io devo ancora lavorare. Vuoi uscire da solo? Perché? Un mio amico ti ha visto ieri sera. Ieri sera? Sì, in un night. Ah, sì, certo. E mamma credeva che tu fossi in ufficio. Allora, com'è andata? Ce l'hai fatta a convincerla? No, non posso venire, però ti faccio una proposta, Margot. Perché non vai con Helga a mangiare le trote? Ecco i soldi. E tu non vieni? No. Ti spiace se lui resta qui? Vuole parlare di una cosa con te. Ma se vuoi andare con loro... No, no, resto qui, papà. Ah, bene. A cosa ti serve, Jürgen? Ti ho già detto che devo parlare con lui. E di che cosa dovrei mai parlare? Avrà fame anche Jürgen, no? No, mamma, io non ho fame. Mangeremo qualcosa, ci arrangeremo. Se mi volevi rovinare anche il fine settimana, ci sei riuscito. Ma che cosa stai dicendo, Margot? Io non ho intenzione di rovinare il fine settimana a nessuno. Proprio no. Hai dei problemi? Perché? Si vede forse che sono preoccupato? Sì, direi di sì. Ah. Io non so più che cosa fare. Non faccio che pensarci. Però non riesco a trovare nessuna soluzione. Ho sottratto del denaro. Cosa hai fatto? Hai capito bene, ho sottratto del denaro. Poco alla volta ho sottratto circa 100.000 marchi. Dio mio. Non vuoi sapere perché l'ho fatto? Perché, papà? Non lo so neanche io. Sono stato sciocco. L'ho fatto perché volevo che non vi mancasse niente. Io volevo che voi... Volevo che la mia famiglia si distinguesse dalle altre. È cominciato con delle piccole somme... Anticipi sulle mie provvigioni. Non era poi una cosa tanto scorretta. Io sono il procuratore della società e ho una percentuale su tutti gli affari. Era questa la giustificazione che davo a me stesso. Inizialmente restituivo sempre tutto. Poi ho prelevato somme sempre maggiori, cercando di farle fruttare. Ma non ha funzionato. E adesso? Dovrei rendere 100.000 marchi. E lunedì c'è la revisione. La revisione? E scopriranno l'ammanco. Pensi di essere sospettato? No, non credo proprio. La revisione era prevista, però hanno anticipato la data. E non potresti procurarti i soldi da qualche parte, papà? Tu avevi molte conoscenze in banca. Sì, lo so, ma chiedono garanzie. E non puoi dargliene? Non potresti fare un'ipoteca sulla casa? No, l'ho già fatta da un pezzo. L'assicurazione sulla vita? È già ipotecata. Allora che fate? Venite? No, mamma, andate pure. Ma di che dovete parlare? Di cose che non ti riguardano. Dei miei studi, ecco.
Ed è proprio necessario che ne parliate adesso. Mamma... Bene, d'accordo. Prendo la tua macchina, allora? Sì, sì, certo. Margot, le chiedo. Scusami. Hans, che succede? Niente. Cosa vuoi che succeda? Non lo so. Non sai che non c'è da fidarsi a lasciare uscire da sole due donne affascinanti come noi, vero Helga? Ci puoi giurare. Non credo che ci rivedremo tanto presto. Rientrate pure quando volete e divertitevi. Eh già. È così. Essere stato in quel night è collegato alla tua situazione? Sì, mi era venuta un'idea, ma è inutile parlarne. Perché no? Di che si tratta? Tu conosci il locale dove sono stato ieri sera, vero? So soltanto che è abbastanza malfamato. È un covo di delinquenti, quello. Chi più o chi meno, i personaggi che lo frequentano sono già stati tutti in prigione. Perché ci sei andato? Cercavo qualcuno a cui proporre un mio piano. Quale piano? Se ci fosse un furto alla ditta, se si potesse far trovare la cassaforte aperta. Continua, papà. C'è sempre tanto contante. La contabilità la tengo io. E nessuno verrebbe mai a sapere che mancavano già 100.000 marchi. Non potrei più essere accusato. È vero. E allora? Allora cosa? Era un progetto folle e così... È così, continua. Sono rimasto lì per un'ora e poi ho deciso di tornarmene a casa. Meno male, papà. Quella gente ti avrebbe ridotto in suo potere. È quello che ho pensato anch'io. Hai fatto bene a non esporre il tuo piano, molto bene. Anche se l'idea in se stessa non è male, sai. È l'unica cosa da fare, però. Non potremmo occuparcene noi. Ah, ma sarebbe una follia. C'è l'allarme, non lo sai. Come funziona lo sappiamo solo in pochi. E va disinserito. I sospetti ricadrebbero su di me e io dovrei avere un alibi proprio di ferro. Non potrei farlo io. Ma sei impazzito. Non ci sono altre possibilità. Ma non se ne parla proprio, è escluso. Se tu vedi un'altra soluzione... Lascia perdere, è meglio. Andrebbe tutto benissimo, ne sono sicuro. Non voglio sentire una parola di più. Basta, chiuso. Come farai lunedì? Papà? Se tu avessi trovato la persona adatta in quel night, le avresti dovuto dire come entrare senza far suonare l'allarme. E non solo questo, anche le cifre. Quali cifre? La combinazione, quella della cassaforte. Ma puoi dirlo anche a me. Non posso coinvolgerti in questa faccenda. Io sono già coinvolto. Ascoltami bene. Sono quasi 20 anni che tu provvedi a me. Mi hai dato tutto, papà. Ora è il mio turno. È una pazzia, ti dico. Non voglio che mio figlio si metta a rubare. E io non voglio che mio padre finisca in prigione. Ma così ci vai tu. Ma se non c'è nessun pericolo, tu mi spieghi quello che c'è da fare. Come disattivare l'allarme e come aprire la cassaforte. Prendere i soldi non mi crea grossi problemi. La ditta non ti ha mai pagato a sufficienza. Del resto saranno assicurati, no? Sì, è naturale. Papà, questo risolverebbe tutto. Perché non dovremmo farlo? Grazie. Due poltrone. Mi dispiace, ma non possiamo stare tutti e quattro insieme, purtroppo. Uno deve stare da solo. Il cappotto, papà. Non avevano 4 posti vicini? No, in platea non c'era niente di meglio. Tocca a me stare sola. Hai paura dei miei commenti? Dallo a me, Helga. Sono veramente dispiaciuta, Jürgen. È solo un po' più indietro, mamma. Tutto qui. Scusate, vi raggiungo subito. Senti. Sì, papà. È meglio lasciar perdere. Ma non ti preoccupare. Sarò di ritorno per l'intervallo, vedrai.
cosa stai facendo? Non scappare! Stai fermo! Guarda che sparo! Fermo! Stai fermo! Stai fermo! Arrenditi! Stai! Arrenditi! No! 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 Allora, che ne pensi? Di che? Cosa? Non ti è piaciuto? Io lo trovo eccezionale. Ma Jürgen non è piaciuto di sicuro. Perché non dovrebbe piacermi? Dai, i tuoi gusti li conosco bene. Volete bere qualcosa? No, grazie. Non ho voglia di bere niente. Un po' di spumante. Vieni, Jürgen. No, non per me. Non accetto rifiuti stasera. Sì, ma io non ne ho voglia. Tutto a posto? No, papà. Cosa è successo? Un incidente. Come mai? C'era la guardia, papà. Quale guardia? La guardia della ditta. Ma se la guardia fa il suo giro soltanto verso l'una di notte... E invece era lì. Era lì? Su, dimmi tutto. Ero davanti alla cassaforte. L'avevo già aperta. E lui è apparso. Sono scappato, però lui mi ha inseguito. Con la pistola in mano. Ah, ha sparato? No, no, non ha sparato. Mi ha solamente inseguito. E allora sono inciampato e lui mi ha preso. Ho cercato di allontanarlo, ma... la ringhiera poi si è spezzata. E lui è precipitato giù per le scale. Oddio. Sì. Temo che sia ferito in modo grave. Non poteva alzarsi. Mi sono avvicinato a lui per aiutarlo, ma mi ha guardato con certi occhi, in un modo così strano, e allora sono fuggito via. Papà, cosa posso fare? Ha battuto la testa, non può muoversi. Ti ha riconosciuto? Credo di no. Almeno spero, io non lo conoscevo. Ti ha visto bene? C'era solo la sua torcia a fare luce. Allora di te avrà un'idea molto sommaria. Papà, ma e cosa... tu eri qui a teatro, e senz'altro un buon alibi. Ecco, questo è il programma. E se ti chiedessero com'è la commedia, dirai che è di una comicità un po' farsesca. Papà, che possiamo fare? A questo punto che cosa vorresti fare? Hai preso i soldi? No, li ho fatti cadere e non sono tornato indietro a prenderli. Papà, che cosa facciamo con quell'uomo? Non possiamo lasciarlo. Ma ci siamo costretti. Puoi chiamare la polizia e dire che hai commesso un furto e gettato un uomo giù per le scale. C'è la mamma, cerca di controllarti. Allora, Hans, dov'è lo spumante che ci avevi promesso? L'hai dimenticato? Ah, scusa, mamma, ci penso io. Discutevate dello spettacolo? A Jürgen non va, eh? Non gli va perché è troppo moderno, vero? Sì, è moderno. Credo che non lo capisca. Non vedo che ci sia di tanto difficile. Beh, sai... La rappresentazione è divertita e divertente e lo spettatore può razionalizzare il gioco scenico. Hai letto il programma, eh? Però è giusto. Tutto va visto con occhio critico. Diciamo che adesso va di moda così. Cin cin. Ehi. Ehi, guardate come beve. Perché sei così nervoso? Da cosa lo arguisci? Fa così solo quando è nervoso. E anche quando è molto assetato. Sì, certo. Andiamo, ricomincia. Lasciaci bere con calma, Hans. Non c'è fretta. Stanno per ricominciare. Papà, quell'uomo forse sta morendo. Adesso devi entrare. Tu devi restare a teatro e sederti al tuo posto. Al resto penseremo dopo. Andiamo. Sto per volare. Ma sei troppo grassa. Io sono una farfalla. A me sembri un ippopotamo. Apparenze. Io sono una farfalla e volerò. Oh, ma lascia perdere. L'uomo ha bisogno di sognare, come di respirare. E di mangiare. E di bere. E di cantare. E di amare. Silenzio. Per
volare devo desiderarlo intensamente. Basta un dubbio, anche piccolo, per precipitare al suolo come una pietra. Adesso volo! Aspetta, volo! Che sposto la bicicletta! Ecco, vola e cadi dove vuoi. Sta volando davvero! Ci saluta! Vola rapida come il vento! È tra le nuvole! E sale ancora! Oltre i monti! Oltre i mari! È scomparsa! Non si vede più! Forse dove ora respira un'aria migliore! Uno spettacolo di prim'ordine, spigliato, divertente. Non è mai volgare, di questi tempi non è poco. E non è vero che sono per i giovani. Ma chi ha detto che solo i giovani sanno divertirsi? Una favola allegra e dolce, carina, proprio carina. Come mai la nostra macchina è qui? Sei sicuro che sia la nostra? Certo, non la vedi. Abbiamo parcheggiato da tutt'altra parte. Ah, anche questa adesso. Ma cosa ti salta in mente, Margot? Dai, sali. Eppure giurerei che fosse parcheggiata da tutt'altra parte. Forse sto invecchiando. Io non so dove fosse parcheggiata, ma questa è la nostra macchina. Papà. Cosa c'è, Jürgen? Lasciami andare da lui. Quell'uomo ha bisogno di aiuto. Adesso torniamo a casa. E quando tutti sono in camera loro, tu vai in giardino e mi aspetti. Appena mamma si è addormentata, ti raggiungo e andiamo insieme. Va bene. C'era un graffio sul parafango. Oggi l'ho usata io, ma non mi è successo niente. La bicicletta. Quella è la sua bicicletta. Non si è potuto muovere, papà. È ancora là dentro. No, aspetta. Può essere una trappola, non capisci? Ma tu potresti anche essere venuto a prendere qualcosa che hai dimenticato. Sì, hai ragione. Entra pure, è aperta. Mi ero raccomandato di entrare dalla finestra, di rompere il vetro, e tu invece... Scusami. Senti niente? Niente. È ancora lì, papà. Ha proprio un brutto aspetto. È morto. No, non sembra morto. Probabilmente ha battuto la testa. Forse si è rotto il cranio. Dobbiamo subito chiamare un medico. Sì, sì. Solo è meglio che non si svegli adesso. Lui mi conosce. Io vado, chiamo la polizia. La polizia? Sì, facciamo una telefonata anonima. Andremo via prima che arrivino, così potranno portarlo subito all'ospedale. Fammi riflettere ancora, perché tutto questo deve essere fatto con la massima prudenza. Abbiamo perso già troppo tempo, papà. Va bene, telefonerò io. Dove hai lasciato i soldi? Di sopra, credo mi siano caduti nel corridoio. Se rinvenisse, sta attento a non farti vedere. A che serve? Mi ha già visto.
Papà! Papà! Che succede? Allora, hai telefonato. Sbrigati, se non fai presto, quest'uomo muore. Sì, adesso chiamo. Pronto? Polizia? Adesso vengono. Non rinviene, papà. Forza, muoviti. Dobbiamo sparire di corsa. Tieni questa, un attimo. Bene, andiamo via. Hai visto dove erano i soldi? Li hai presi? Certo, andiamo, non c'è tempo da perdere. È incredibile. Hanno rotto il vetro e sono tranquillamente entrati dalla finestra. Non è così. Non è così? No. Harry? No, il vetro è stato rotto apposta. Vede, se qualcuno vuole aprire la finestra, non rompe il vetro in questo punto, ma vicino alla maniglia. Ah, già, già, perbacco. E come sono entrati? Dalla porta, bello, vero? Ma in questo caso ci voleva la chiave. La guardia l'aveva. Signor direttore, la guardia seguiva un percorso prestabilito? Perbacco. I magazzini, l'atrio dove si timbrano i cartellini. Yeah. E se avesse notato qualcosa di strano... Mi scusi, gli uffici, sospetti? Doveva controllare anche quelli. Gli uffici, dice... Non credo, non credo. Non crede, non crede. Questo forse il signor Schirmer lo sa. È il mio procuratore. Ma perché non si vede ancora? Oh, finalmente, signor Schirmer. Buongiorno, signor direttore. Buongiorno. È il signor Schirmer, mio procuratore. Il signor Buongiorno. Derrick della polizia criminale. Buongiorno. Allora, è esterrefatto. Senza parole anche lei, eh? Sì, certamente. Si sa da dove sono entrati? Di là. Perché non va a vedere? Dopo dovrebbe andare di sopra. La cassaforte è aperta. Cosa? Sì, abbiamo installato un allarme costosissimo, ma non è servito. La cassaforte è aperta. Purtroppo è così. Dentro la cassaforte c'era molto denaro contante. Adesso non ce n'è più. Un lavoro coi fiocchi e i controfiocchi. Anche la guardia hanno sulla coscienza. Cosa? Cosa hanno fatto alla nostra guardia? Sì, può darsi che abbia sorpreso i manigoldi e quelli l'hanno sbattuto giù per le scale. Cosa gli hanno fatto? Da non credersi, un uomo di 60 anni scaraventato da un piano all'altro. Ed è morto? È ferito, gravemente ferito. Lei lo conosce? Ma certo, il signor Balte, un uomo coscienzioso, una persona così per bene. È in pericolo di vita? Non ha ripreso conoscenza. Speriamo che ce la faccia. Guardi dov'era. Steso lì per terra, per quasi tutta la notte. È davvero terribile. È un miracolo che quel poveraccio sia ancora vivo. Attento. Entri pure, signor Schirmer. La polizia ha già rilevato le tracce, se di tracce si può parlare. È una faccenda molto strana. Già. È tutto un po' curioso, direi. Come curioso? Che vuol dire? La contabilità è nelle sue mani. Naturalmente, lui è il mio procuratore e questo è il suo regno incontrastato. Vuota, completamente. Quanti soldi mancano? Beh, prima devo controllare. Lui lo sa fino all'ultimo centesimo. Un momento soltanto, e ora guardo. Allora, quant'è che manca? Sono 130.000 marche. Un bel bottino. Niente male per Bacco. C'è sempre tanto denaro. Al venerdì sera i venditori consegnano l'incasso settimanale, ma non facciamo più in tempo a metterlo in banca. Per questo abbiamo l'allarme che però è stato messo fuori uso. E la cassaforte. Ma se la guardi con la faccia cattiva si spalanca subito per lo spavento. Osservare per credere, neanche un piccolo graffio. Lei ha perfettamente ragione, non è stata forzata. Come hanno potuto aprirla? Come la apre lei, forse. I ladri devono aver usato la combinazione giusta. La conosciamo solo io
Il signor Schunk è la mia segretaria. La signorina Schliebach? Sì. Lei una volta intendeva aprirla e aveva dimenticato la combinazione. Io non c'ero e quando tornai lei mi rimproverò, ricorda? Ah sì, sì, certo che mi ricordo. In quell'occasione volle che la mia segretaria sapesse la combinazione. Quindi siete in tre persone a conoscerla? No. Perché no? Un giorno ho visto il signor Gerus davanti alla cassaforte aperta e non mi aveva chiesto i numeri della combinazione. Sì, io non ricordo mai i numeri, gli ho detto è il mio segretario per Bacco, se li studia anche lei. Siete in quattro allora? Ma non è stato nessuno di noi quattro, io non sono stato, il signor Schirmer no. O pensate che la signorina Schliebach sia venuta qui di notte a buttare il guardiano giù per le scale? Ah, è ridicolo. E neppure signor Gerus, figuratevi, canta nel coro della chiesa. Beh, allora. No, no, questa è opera di veri professionisti. Ha visto l'allarme? Venga a dare un'occhiatina. Non capisco perché non abbia funzionato. Perché l'hanno manomesso. Guardi qui, hanno tagliato il filo con le pinze, semplice, no? E questo coso non ha emesso il più piccolo suono. Credo che lei sia in errore. Non si può mettere fuori uso un impianto in questo modo. Perché? Niente filo, niente contatto. L'allarme avrebbe suonato lo stesso. Hanno tagliato questo filo soltanto dopo che l'allarme è stato spento in maniera normale. Allora perché l'hanno tagliato? Non riesco a capire. Non è certo molto complicato, volevano ingannarci. Sì, ma è solo una supposizione. Lei conosce bene la guardia, il signor Balte? Sì, sono stato io a dargli le istruzioni. Che cosa sorvegliava esattamente? Il magazzino, anzitutto. Gli uffici non sono previsti? Il suo ufficio, per esempio? No, questo non rientra nei suoi... Ma lui aveva la chiave. La chiave? Sì, sì, gliel'ho data io per ogni evenienza. Ma non era previsto? No. I suoi giri erano stati stabiliti con precisione. Il primo all'una di notte, il secondo alle quattro. Perché abbia cambiato, non lo so, è un vero enigma per me. Signor Schunk! Signor Schunk! Ah, è la Schliebach, le ho telefonato io perché anche lei conosce i nostri segreti. Buongiorno, signorina. Mi scusi se le ho rovinato la domenica mattina, ma hanno commesso un furto stanotte. Oh mio Dio, un furto? Schirmer, tutta la faccenda è molto misteriosa. C'era molto denaro nella cassaforte. Più di 130.000 marche. Volati via. Hai detto tu a Schirmer quando è avvenuto il furto? No. Ha detto che la guardia doveva fare un giro all'una e uno alle quattro e ha aggiunto di non aver capito per quale ragione abbia anticipato l'orario. Ma non dovrebbe saperlo. No, di certo. Però lo sa. 130.000 marchi è un capitale, è una somma considerevole per Bacco. Ma come è potuto accadere? È un vero e proprio mistero. Questa è la segretaria del signor Schimmer, la signorina Schliebach. Loro sono della polizia. Buongiorno. Mi segua, signorina, deve rendersi conto. Mi scusi in un momento. Hanno preso tutto. Perché guardi continuamente dalla finestra? Ma cosa c'è di tanto strano? Guardo e basta. Perché non dovrei guardare? Non ti ho mai visto fare così. Non vieni, Jürgen? T'ho già detto di no. Peccato. Scusa, mamma. Scusa, Helga. Forse vengo dopo. In bocca al lupo. Ti auguro di vincere. Ci proverò. Papà, allora? Dov'è la mamma? È andata con Helga Klepp. Tutto a posto, Jürgen. Sono completamente all'oscuro. E il guardiano? Come sta? Dimmi. Forse... No, sta tranquillo, ma non è ancora cosciente. Non l'hanno interrogato. È vivo, allora? Sì, ma è molto grave. In quale ospedale si trova? Non lo so, non me l'hanno detto e io non mi sono informato. Però avrei dovuto chiederlo. È importante sapere come sta, se può parlare. È molto importante. Noi ci preoccupiamo tanto e magari quell'uomo è già morto. Che cosa hai detto? Papà, quell'uomo non deve morire. Cosa ho detto? Che non deve parlare? Parlare? Lui non deve morire. Se muore, la colpa è mia. Colpa tua? Ma che stupidaggine dici? Tu non l'hai ucciso, tu ti sei difeso.
È caduto perché si è rotta la ringhiera. È stato uno sfortunato incidente e di questo non sei certo responsabile tu. Tu non c'entri con questa storia, Jürgen. Non c'entri per niente. Non ti devi assolutamente preoccupare. Ora per noi l'importante è che quell'uomo non rilasci dichiarazioni. Se riprende conoscenza ci può rovinare. Ecco perché io spero che... Insomma, la nostra pelle vale di più, no? Sono i due della polizia, ma... cosa vogliono ancora? Tu vai in camera tua e non farti vedere. Non hanno elementi contro di te. Dai, va, su, muoviti, presto. Non aggredirlo, usa le buone maniere, Harry. D'accordo. Va bene così? Ah, siete ancora voi? Eh sì, c'è da perdere la pazienza, vero? Prego, accomodatevi. Grazie, entriamo. Ti hanno rovinato la domenica mattina, eh? Già, questa e tante altre. Disturbiamo forse? No, sono solo. Cioè, sono quasi solo. Mia figlia disputa oggi un torneo di tennis e forse lo vincerà. Ah, sì? E mia moglie l'ha accompagnata. Ma prego, sedetevi. Grazie. Desiderate bere qualcosa? Signor Schirmer, tutto indica che uno di voi sia il colpevole. Uno della ditta, voglio dire. Se no, non si spiega come fosse a conoscenza di certe cose. Beh, vi ho già detto che per me è escluso. È permesso, scusi. Parliamo dei suoi collaboratori. Metterebbe la mano sul fuoco per ciascuno di loro? Questo no. La mano sul fuoco è un po' troppo, non credo. Giusto, non si sa mai. Potrebbero essere state poche persone a fare quello che lei dice, non più di due o tre. Dovreste indagare sul loro tenore di vita. Che intende dire? Che sia proporzionato ai loro stipendi. Una vita tranquilla, senza alti e bassi. Mi spiego, è questo che intendevo. Sì, si spiega. Mi lasci riflettere. Vogliamo controllare la lista dei dipendenti? Buongiorno. È mio figlio. Buongiorno. Buongiorno. I signori sono della polizia. Perché non sei andato al tennis club? Non ne ho più voglia. Come sta ora la guardia, lo sapete? Di quale guardia parla? Ho detto io a mio figlio quello che è successo. Sa che il signor Balte è stato ferito. È ancora vivo? Ma sì, te l'ho già detto. Ma forse ci sono delle novità. In quale ospedale è stato portato? A destra dell'Isar. Non si può telefonare? Ma perché vuoi telefonare? Per sapere come sta. Mi interessa. Ma questo lo sai già, ragazzo mio. Mio figlio pensa che dovrei occuparmi di quell'uomo perché appartiene pur sempre alla ditta. Già, e se n'è accorto ieri notte, poveraccio. Conosce il signor Balte? No, lui non lo conosce. Conosce il signor Balte? No, io non... Ti prometto che me ne occuperò personalmente, Jürgen. Sta tranquillo. E ora vattene al tennis. Al tennis? Sì, perché non vuoi? Buongiorno. 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 Ciao, cara. Questi signori sono della polizia. Sono venuti per dei chiarimenti sulla faccenda del furto. Ah, sì, certo. È veramente una cosa incredibile. Si sa qualcosa di nuovo? La signora Schirmer? Sì, è mia moglie. No, non ci sono novità, signora. Come sta il signor... la guardia, insomma? Si è ripreso? No, purtroppo. Come mai sei tornata? Stanno ancora facendo le eliminatorie. Ma prego, stiano comodi. Grazie. Le finali sono previste per il pomeriggio. Quell'uomo ce la farà? Ancora non lo sappiamo. Ha davvero il cranio fratturato? Il cranio fratturato? Sì. L'hai detto tu, mi pare, che si è rotto il cranio. Io? Come faccio a saperlo? So che è caduto giù per le scale e dato che ha perso conoscenza ho pensato che potesse aver battuto il capo. E questo ti ho detto. Sì, certo, certo. Sono cose inaudite. Ma quando è successo? È successo ieri sera, poco prima delle 21. Quando noi eravamo a teatro. Ah, eravate a teatro? Sì, alla Comédie. Tutta la famiglia? Sì, tutta la famiglia. A che ora siamo tornati poi? 10:30, 11:15. Mm-hmm. Dunque, siamo usciti verso le 7, lo spettacolo è iniziato alle 8, è finito alle 10 e poi mezz'ora per tornare. Complimenti, molto preciso. Senta, infermiera, mi dica qualcosa di più, per favore. Crede che potrà salvarsi? Ci sono delle speranze. Non potrei parlare con il medico. Infermiera, la prego,
Posso aspettare all'apparecchio, non mi importa se devo aspettare. Sì, sì, va bene, grazie. Grazie, infermiera. Ma Jürgen, che cos'hai? Perché sei così agitato? È privo di conoscenza. Non riesce a riprendersi. Sono andati. Solo qualche domanda di routine. Niente di speciale. Che cosa c'è? Jürgen ha telefonato all'ospedale. Allora? È vivo, papà. È vivo. Grazie a Dio. Sì, grazie a Dio. Fino a quando non tornerà in sé. Ma che sta succedendo? Che avete con quell'uomo? Perché Jürgen è tanto agitato? Ma non chiederlo a me. Io vado. Dove? Dove? Vado all'ospedale. Ma eravamo d'accordo di andare al tennis club. E poi di pranzare insieme a Helga. Beh, io adesso vado all'ospedale. Erano a teatro. Tutta la famiglia. Ma quel ragazzo nasconde qualcosa. Sì, l'ho notato. Il padre sembra un professionista. Ha un buon alibi, eh? E lo raccontava come se fosse una preghiera. Harry. Male. Non ci sono stati miglioramenti e il suo cuore non è molto forte. Ma state facendo di tutto, non è vero? Tutto quello che è possibile. Se nel frattempo fosse migliorato, venga a dirmelo. Ma... Lo faccia, per favore, e dica al dottore che l'aspetto. Ma te l'ha già detto che non è possibile. Io non mi muovo di qui finché non mi ha ricevuto. Posso aspettare, non è vero? Toh, anche lei qui. Già, ci stavamo informando come sta il paziente. Ispettore Derrick della polizia criminale, questo è il signor Klein. Sì. Si può parlare con il paziente? Solo un minuto. No, niente da fare. Non ha ripreso conoscenza. Nessuno può entrare in quella camera, neanche la polizia. Il dottore dov'è, infermiera? Venga con me. Grazie. Il dottore non potrà dirgli niente di più. Noi vogliamo interrogare quell'uomo senza perdere troppo tempo, capisce? Sì, sì, certo. Ma anche se dovesse tornare in sé, poverino, cosa vuole che dica? È sotto shock. Farebbe solo confusione, credo. Ritengo che, purtroppo, non sarebbe molto attendibile, non le pare? No, no. Io gli crederei. Ah. Eh beh, io non sono un esperto, ma non sono d'accordo. Ah, ecco il dottore. Questa storia la preoccupa? Sì, è naturale. Ma lei non lo conosceva nemmeno? No. Le dispiace per lui? Sì. Già. Ha più di 60 anni. Più di 60 anni? Sì. E non è robusto, è stato anche malato anni fa. Il colpevole non ha faticato molto per avere la meglio. Lei sa che il signor Balte aveva una pistola con sé? Ah, sì. Ma non ha sparato. È come diceva l'infermiera, è proibito. Nemmeno sua moglie può stare dentro. Sua moglie? Sì, è stata qui tutta la notte. Non ti darà retta, Jürgen. La signora è sconvolta. Già. Dobbiamo avere pazienza, signora Balte. E pregare che Dio l'aiuti. Signora Balte, mio figlio le vorrebbe dire che... Cioè, noi le vorremmo dire quanto ci dispiace per la disgrazia. Quando stamattina gli ho detto che io sarei venuto qui per occuparmi di suo marito, ha insistito per venire con me. Ed eccoci. Grazie di cuore. Ho già ringraziato suo padre poco fa per il suo interessamento. È un dovere, signora, non ci ringrazi. Non posso rimanere con mio marito. Sono qui fuori. E lui lotta contro la morte. Gli auguriamo ogni bene. Vorrei dire qualcosa in privato alla signora Balte, se sì, permette. Sì. Prego, signora, venga con me. Se
Se suo marito tornerà in sé e lei potrà andare da lui, signora Balte, gli dica per favore che noi siamo stati qui. Schirmer e suo figlio Jürgen, e che io mi curerò di lui personalmente in senso finanziario e che sarà un indennizzo molto, molto interessante. Grazie. Garantisco io che la ditta se ne occuperà. Grazie, signor Schirmer, molte grazie. Mio marito ha sempre parlato bene di lei. Troppo buona. Jürgen, dobbiamo andare. Qui non possiamo essere d'aiuto. Tanti auguri, signora. Tanti auguri. Grazie, infermiera. Che cosa le ha detto il signor Schirmer? Di non preoccuparmi di questioni finanziarie. A quelle penserà lui. Io lo sapevo. Sono tutti bravissime persone. Sì, tranne chi ha suo marito sulla coscienza. Andiamo, Harry. È stato Schirmer. Lui sa tutto e ha una risposta per ogni domanda. Sai perché è venuto qui? Ha paura che la guardia parli. Già. Lo prenderemo. Ora non avrò più riguardi. Insomma, cosa c'è? Che cosa volete ancora? Se intendete chiarire qualche piccolo dettaglio, ispettore, vediamoci domani mattina. La domenica è rovinata per tutti e il suo alibi non è un piccolo dettaglio. Va bene, ricominciamo ancora una volta da capo. Io e i miei familiari gli abbiamo già detto che eravamo tutti a teatro. Lo so. Vi faccia vedere i biglietti, allora. Vuole vedere i biglietti? Ah, questo non me lo sarei mai aspettato. Li hai tu i biglietti? Ah, no, Margot. Sì? Margot, dove sono i biglietti? Quali biglietti? Quelli del teatro di ieri sera. Perché li vuoi? Non capisco la ragione. Il signore qui non crede al mio alibi. Ovviamente ritiene che il colpevole sia io. Cosa? Questo è un grave sbaglio. Le garantisco che siamo stati a teatro. È inutile, non lo vedi che non ci crede? Su, prendi i biglietti. Quando li vedrà dovrà farmi le sue scuse. Sono pronto a tutto. Però non so dove sono. Io li avevo date a te. Li ha Helga, forse saranno ancora nella sua borsa. Allora prendi la sua borsa. I signori possono essere convinti soltanto con una prova sicura. Ma guarda un po'. Li hai sentiti, Jürgen? Alibi, alibi. Io non ci devo pensare. Come se fosse un volgare delinquente dopo una vita dedicata al lavoro. Beh, questa borsetta? Helga l'ha portata con sé. I signori ci vogliono accompagnare? Sì, sì. Dovevamo andarci, no? Al tennis club. Direi di non perdere altro tempo. Temo che dovrete pazientare ancora un pochino. Siamo in quattro, non possiamo entrare tutti. Ah, ecco là il dottor Wegener. Chiedigli dove è Helga e fatti dire se sta giocando in questo momento. Spero che vi rendiate conto cosa significhi disturbare una sportiva in questo modo prima delle partite decisive. Ma so già che non avrete alcun riguardo. Allora, è in finale? Sì, è in finale. Ah, papà. Benissimo. Si allena sul campo numero 4. Chiedigli di venire qui un minuto solo, con la borsetta però. Ma se preferisce entrare in campo a sirene spiegate... lo dica pure, ispettore. Mi basta vedere i biglietti del teatro. Ma sei proprio sicuro che li abbia io? Non ricordo di averli messi in borsa. Ah, sì, eccoli. Che cosa se ne fa la polizia di questi? Vogliono soltanto vederli. Ah, ecco i ragazzi. Venite qui. Lo so che disturbo la tua concentrazione, Helga, ma devo farti gli auguri per la finale. Grazie, papà. Jürgen dice che vogliono vedere i biglietti del teatro. Sì, stanotte c'è stato un furto nella mia ditta. È tutto molto misterioso. E così la polizia, i signori sono della polizia, esamina gli alibi degli appartenenti alla ditta. Prego, signori. Quando inizia la finalissima? Tra mezz'ora esatta. Bene, siamo arrivati al momento giusto. Che cosa c'è? Ah, Jürgen, il tuo biglietto, per favore. Forza. Dai, 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 su, sbrigati, Jürgen. Prego.
Come vede, ispettore, non c'è stato possibile stare tutti insieme. Io ero tra mia moglie e mia figlia, e mio figlio era un po' più indietro. Può confermarlo, signorina Schirmer? Sì, naturalmente. Signora Schirmer? Sì, certamente, ma non capisco che cosa intende con questa sua... Lei era isolato dagli altri, ma quindi... Lo vede da solo guardando i biglietti, no? Era qualche fila dietro di noi. Mm? Sì, è vero. Gliel'ho chiesto anche nell'intervallo se voleva cambiare posto con me. Contenti? Bene, tesoro, puoi tornare. E porta mamma con te. Io mi congedo dai signori e vengo. Allora, spero che con questo la cosa sia risolta. Voi avete fatto il vostro dovere, forse anche di più. Però lo capisco, l'avrei fatto anch'io. Sì, sì, non ne dubito. Pronto, Klein? Sì, grazie. Signor Schirmer, può tornare qui ancora un momento? Che volete? L'ospedale ha chiamato adesso. Il signor Balte è morto. Oh mio Dio. Arrivederci, signor Schirmer. Perché andiamo via? Sto per fermarmi. Guarda nello specchio retrovisore. Sì, mi dispiace molto per la morte di quell'uomo, però in fondo è la cosa migliore che ci potesse capitare. Lui ti conosceva e ti avrebbe descritto, e ora non può più farlo. Grazie al cielo è morto. Sì, non mi vergogno di dire, grazie al cielo è morto. Con la sensibilità non si fa strada nella vita. Vedrai che tra un po' di tempo non ci penserai più, Jürgen. Noi abbiamo dimenticato cose peggiori. A proposito, la macchina che hai sempre desiderato potrai averla presto. Ed è solo l'inizio. Ma che cos'hai? Niente, papà. Niente. Zero. Trenta zero. Permesso. Permesso. Sta vincendo. Ah sì. Che dici del ragazzo? Aveva un posto da solo. Ed è uscito dal teatro? Già. Harry, ora puoi andare a prendere suo padre.